Adesso vorrei invitare il dottor Macellari, direttore del Dipartimento Tecnologie e Salute, Istituto Superiore di Sanità, per parlarci della sua esperienza nell'ambito della telemedicina. Buongiorno, innanzitutto un ringraziamento agli organizzatori di questo convegno che credo che ha un certo interesse in questa regione. Intanto devo dire che io non sono più il direttore del Dipartimento del Congresso di Salute, ma lo sono stato negli ultimi 5 anni e mezzo. E vorrei ora riportarvi molto in maniera sintetica le esperienze dell'Istituto Superiore di Sanità per quanto riguarda la telemedicina. Se posso fare un breve all'accord, posso dire che noi ci siamo occupati della medicina, anche se in maniera continuativa, quasi da sempre. Posso ricordare addirittura che forse era l'anno 1971, facevamo un collegamento proprio di trasmissione di un segnale elettrocardiografico con la nostra apparecchiatura che ha toccato in pochissimo tempo dalla sede della mostra dell'elettronica che si teneva a Roma in quei tempi verso un'università degli Stati Uniti, quella di Roma. E quindi siamo andati avanti così. Però volevo soprattutto citarvi alcuni nostri contributi nell'ambito di progetti nazionali ed europei. Proprio per darvi conto di qual è stato il nostro approccio negli ultimi anni e per farvi aver conto di quello che è il nostro messaggio. Direi che possiamo cominciare a citare un progetto nazionale che proprio è dall'inizio degli anni 2000 al 2001, che vedeva diverse regioni collaborare con noi, e noi per l'occasione ci siamo occupati del problema di dare fiducia verso le proposte di strumentazione di servizi della medicina, e per esempio abbiamo cercato di mettere su un catalogo accreditato di prodotti di servizi della medicina. Ovviamente queste cose sono progetti, poi finiscono, però perché questo non ce l'abbiamo fatto? Proprio per cercare di rimuovere gli ostacoli verso una diffusione più ampia della telemedicina. Perché il ragionamento che facevamo allora, che è ancora attuale, abbiamo sentito anche riportare poco fa, era che non era ostativa la mancanza di strumentazioni di tecnologia, ma ostativa era la mancanza di una non pronta risposta del sistema organizzativo a recepire questa strumentazione. Poi nell'ambito di un altro progetto sempre nazionale del quale avevamo responsabilità importante, era un progetto minore, io ne ero il coordinatore, abbiamo smesso di parlare di telemedicina ma abbiamo cominciato a parlare di ERP nella convinzione che se noi vogliamo introdurre la telemedicina dobbiamo immaginare intervenire nel sistema nella sua complessità e quindi vedere, cominciare a disegnare dei processi di presa in cura del paziente in cui la tecnologia dell'informazione veniva utilizzata a tutto campo. E quindi abbiamo disegnato diversi modelli di intervento. Nell'ambito di progetti europei, nel quale ci hanno impegnato dal 2005, che erano progetti sostanzialmente di riabilitazione, ma nei quali noi ci siamo ritagliati appunto sempre un compito un po' particolare. Per esempio in quell'ambito lì noi ci siamo resi conto che un problema ostativo era la mancanza di formazione specifica rispetto all'uso di certe tecnologie. Quindi abbiamo detto, ma ogni volta che c'è una proposta di una tecnologia o di un servizio bisogna essere accompagnata da un pacchetto formativo specifico. E quindi sempre lì per caso siamo impegnati a vedere come questo doveva essere disegnato. Più recentemente, sempre inseriti in un altro progetto europeo, ci siamo posti il problema di fare un health technology assessment di una tecnologia anche qui di teleriabilitazione,
E questo l'abbiamo fatto anche in collaborazione con la GEDAS, convinti che quando si affronta un tema così importante come il Technology Assessment, bisogna affrontarlo in una rete di competenze complementari. E quindi noi eravamo convinti, lo siamo ancora, che immaginando una rete, la GEDAS in qualche modo dovrebbe essere il nodo principale di questa rete. L'abbiamo più volte fin dall'inizio e abbiamo anche qui disegnato una procedura per la Technology Assessment. Quindi, vedete, come appunto vi ho anticipato, tutto questo era stimolato dal nostro desiderio di promuovere questa tecnologia dell'informazione e della telemedicina, non tanto di sviluppare tecnologia in sé, che pure è un compito che siamo in grado di svolgere, abbiamo anche svolto, però non è questa la sede nella quale vi voglio citare. Perché appunto siamo convinti, eravamo convinti, lo siamo ancora, che la tecnologia c'è e invece bisogna fare altro tipo di azioni. E per questo abbiamo anche partecipato molto volentieri ai tavoli sulla telemedicina del Ministero e in particolare ultimamente alla stesura delle linee guida che sono state approvate dal Consiglio Superiore di Sanità all'inizio dell'estate scorsa e che però purtroppo ancora non vedono la luce, speriamo che però ormai non ci sia più nessun ostacolo, e sono alla conferenza Stato-Regione. Ecco, però questo ritardo può dar conto di una certa preoccupazione che c'è rispetto all'innovazione. Necessità di innovazione del sistema sanitario. Io qui quando parlo di innovazione non parlo di innovazione tecnologica, parlo soprattutto di innovazione di tipo organizzativo. Ecco, c'è una certa preoccupazione. Io ho provato a dare una risposta. Perché questa preoccupazione? Perché malgrado tutti ripetiamo la necessità di innovare, però poi quando si tratta di prendere iniziativa, di fare qualcosa, si vedono sempre i pericoli. Ma i pericoli si vedono, secondo me, perché se guardiamo al sistema sociosanitario nel suo complesso, è un sistema molto complicato e manca sempre una conoscenza adeguata, per cui non si riesce a stimare rispetto a un qualche intervento innovativo quale può essere l'impatto, la ricaduta, fino negli elementi di dettaglio che però possono essere importanti. Bene, io sono uscito dall'Istituto Superiore di Sanità con la fine dello scorso anno, i miei colleghi sicuramente continueranno su questo fronte, ma io non mi sono fermato. Io ora dall'esterno sto tentando di portare avanti ancora questo tipo di processo e una iniziativa che sto appoggiando, questi ultimi due mesi, settimane, è l'appoggio sto dando a un gruppo di giovani, non so se alcuni di voi lo conoscono, è l'Italia Camp, è un gruppo che nasce dall'Università Luiss di Roma, che però poi si è espanso, comprende ora in grosso modo 700 giovani in tutta Italia, di varie università. Sono giovani che sono già usciti dall'università, sono già nel mondo del lavoro, hanno addirittura riconoscimento governativo e hanno fatto già diverse cose, sono attivi da almeno 3 anni e seguono l'approccio di chiamare la proposta di idee innovative in tutti i campi e hanno già avuto dei risultati notevoli, tanto per dire una cosa, per esempio la società ad 1 euro che è stata poi legiferata, nasce da un'idea di questo gruppo Italia Camp. Però l'idea è quella di fare un Italia Camp sanità e incentrato sull'innovazione nella gestione, dicevo prima, in ambito sociosanitario. E per far questo stiamo contattando tutti gli attori possibili, quindi ovviamente
partendo dall'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero, le Regioni, il mondo dell'industria, Federfarma, Farmindustria. Abbiamo contattato anche la Regione Abruzzo, nei prossimi giorni abbiamo un colloquio. E questo è un insieme quindi che parte dall'esterno degli attori e forse potrebbe avere la possibilità di un certo successo di mettere insieme tutti i diversi attori del sistema e quindi speriamo che di dare un piccolo contributo. Bene, io qui termino perché ritengo che sia importante, però dando questo messaggio, cioè, ritengo che sia importante che questo sistema in qualche modo si dia un progetto, è stato sottolineato anche poco fa la necessità, un progetto di quello che deve essere in futuro. Questo è un compito difficile, però è importante, se vogliamo dare delle indicazioni anche per esempio al mondo dell'industria, alla farmaceutica, per indirizzare la ricerca del futuro, in modo che sia che possono fare degli investimenti, possono ritornare, quindi questo è un vantaggio di tutti, il sistema stesso può non disperdere inutilmente risorse, ma finalizzare verso obiettivi che siano ben studiati. Grazie. Ringraziamo il dottor Macellari, il Presidente della provincia ci deve lasciare gli impegni, lo invitiamo a fare un saluto, no, vogliamo chiederti... Vogliamo trattare con uno di noi aspetto politico la telemedicina. Voglio dirti se c'è qualcosa nella prevenzione, nelle scuole, nello sport, fare un monitoraggio meno impegnativo economicamente per non togliere risorse a noi. No, io proprio un flash, due minuti ringraziando, ve lo faccio da una posizione politica, ovviamente faccio presidente della provincia, ho fatto l'amministratore di un comune. E credo di aver maturato una ragionevole esperienza, diciamo, organizzativa. Questo è un paese ovviamente che ha grandi difficoltà, tutti i giorni viviamo le difficoltà legate alla crisi economica, ai bilanci che non si riescono a chiudere o a pareggiare, questa perenne difficoltà della sanità a pareggiare e a chiudere i conti. Sanità che spesso diventa oggetto di diatribe politiche, diceva bene, adesso non ricordo, si fa una richiesta dell'emodinamica a Rezzano piuttosto che a Vasto, a Lanciano, ma non si tiene conto che l'intero impianto organizzativo della sanità, come del resto tutta la pubblica amministrazione di questo paese, ha grandi difficoltà, si poggia sulla buona volontà di pochi e i pochi portano avanti questo paese. Allora siamo nella spending review, i tagli sono sempre più pesanti, sono sempre più concreti, chi vi parla, anzi un po' a che fare le province, forse mi avete chiamato perché noi gestiamo 2000 km di strade in provincia di Chieti, 8500 in Abruzzo e forse le condizioni delle strade converrebbe in qualche modo incrementare le postazioni di telemedicina perché sa, insomma, far circolare le ambulanze su quella viabilità credo che sia già il primo rischio che corre il paziente e anche il medico dell'ambulanza. A parte questa, l'infermiere, tutti quelli che operano ovviamente, anche chi viaggia lungo le strade. Allora, la politica è sacrificio come la vostra professione. Io ometto di dire che bisogna essere onesti, non rubare, stare attenti, essere più sobri, tutte le cose che giustamente sono la base di una buona politica. Però, per esempio, non si può lasciare solamente alla buona volontà dei singoli medici. Adesso hai fatto un cenno ai collegamenti che nel pronto soccorso degli ospedali della nostra provincia sono stati fatti con la medicina specialistica. Credo che debba essere organizzato sul piano regionale. Bisogna mettere a frutto la professionalità di chi ha maturato organizzazione, di chi è in grado veramente di dare un contributo. Allora, guardate, e vi chiudo, mi taccio. Io credo che sia necessaria una stagione di riforme, forse mettendo come primo obiettivo la sanità, perché insomma, amici miei, la sanità ha a che fare con la nostra vita, forse più di tutte le altre branche
della pubblica amministrazione, considerando la sanità come una branca della pubblica amministrazione per quanto riguarda soprattutto la sanità pubblica, e dobbiamo fare in modo che veramente ci sia una stagione di riforme. La telemedicina, l'informatizzazione, la telematica, abbiamo visto, sono strumenti suggestivi, incredibili. Se pensiamo a questi strumenti 20 anni fa, 25 anni fa, credevamo fossero legati un po' alla fantascienza, invece oggi è realtà. Naturalmente c'è bisogno che tutti si rimbocchino le maniche, che non ci siano più polemiche, che si faccia squadra per il bene di questo paese. Per quanto ci riguarda, ecco e chiudo, nelle attività sportive, soprattutto nelle palestre, dove sono capitati anche problemi ai nostri ragazzi, la provincia ad esempio gestisce le palestre di tutte le scuole secondarie superiori in Italia e quindi nella provincia di Chieti, credo che queste postazioni si possano in qualche modo individuare e avere anche il sostegno, seppur limitato e risicato, delle province italiane. Io credo sinceramente che questo si possa fare e valorizza anche la qualità che in questo sistema viene fuori, soprattutto nei luoghi dove si pratica lo sport. Grazie a tutti per quello che fate, veramente penso di esprimere la gratitudine della comunità provinciale. Quando si parla di sanità, di buona sanità, quando si parla di donne e uomini di buona volontà che mettono al centro del proprio lavoro professionale, politico il cittadino, credo che ci si debba inchinare e credo che da qui bisogna ripartire per il futuro del nostro paese. Grazie e buon lavoro. Grazie Presidente. Adesso invitiamo il dottor Gianni Donegardia, che è responsabile della zona ERPA della ASL 6 di Livorno, a parlarci della sua esperienza in telemedicina. Buongiorno, io ringrazio veramente tutti quanti per questa bellissima iniziativa. Io vengo abbastanza da lontano, vengo dall'altro mare, e mi ha fatto piacere ascoltare tutti gli interventi di oggi, perché io mi occupo anche in generale di sanità delle isole minori d'Italia e vivo in un'isola abbastanza grande, piccola, perché voglio capire che ha una struttura territoriale che io ho rivisto nelle relazioni di oggi, negli interventi, e ho trovato tantissimi punti in comune nelle caratteristiche. Io non vorrei dire nelle difficoltà, perché che la sanità abbia difficoltà credo che sia fisiologico, perché una volta raggiunto un punto automaticamente si va avanti la sanità a dinamismo. Io sono responsabile dell'organizzazione di tutta la sanità territoriale dell'isola d'Elba e dell'integrazione ospedale-territorio. L'isola d'Elba c'è un ospedale anche piccolo o grande a seconda di come lo vogliamo vedere, abbastanza ben organizzato, con un servizio di emergenza abbastanza ben organizzato. Quindi oggi si parla di emergenza e telemedicina. Io non sono venuto a fare una relazione, sono venuto solamente a fare alcune osservazioni su quello che ho sentito, che siamo in Abruzzo, sono ospite, io non porto nessuna verità, però posso fare alcune osservazioni che derivano dalla mia esperienza. Mi occupo di telemedicina da 13-14 anni e ho collaborato con il Ministero, sono nel Consiglio Direttivo della Società Italiana di Telemedicina. Noi dobbiamo partire dall'organizzazione dei servizi in generale. Io mi occupo di territorio e quindi, parlando di emergenza, le problematiche dell'emergenza si intercettano sul territorio. Poi ci si può organizzare come ci pare, però raramente l'evento avviene sulla porta del pronto soccorso o all'interno del reparto di emodinamica o di neurobiologia. Da noi avviene, scusatemi, in mezzo al mare, oppure l'Elba è un territorio, scusate, geografico montuoso, con delle isole nell'isola, come possono essere certi centri remoti che io non conosco qui della provincia, comunque dell'Abruzzo, in cui io mi ci sono rivisto. Gestire
la sanità territoriale in generale e l'emergenza in particolare diventa complicato. Poi ci sono tutte le problematiche di dover mettere centri hub, di dover mettere centri SPOC, eccetera, e questi sono problemi, diciamo, di organizzazione e di opportunità. Però c'è, visto che si parla di emergenza e telemedicina e di territorio, comunque un fondo comune. Oggi siamo messi come siamo in sanità, ovviamente la spending review si sa tutto, le risorse diminuiscono, quindi anche noi in zone disagiate dobbiamo stare in piedi, che già era difficile con le risorse che avevamo prima perché non si arrivava a coprire il disagio, ora è ancora più difficile in qualche maniera. Quindi ci viene chiesto obbligatoriamente di riorganizzarci. Se noi pensiamo di dare gli stessi servizi con la stessa organizzazione che abbiamo prima, noi falliamo. Io ho sentito parlare, cioè c'è stata la diminuzione sull'ADI, una delle prime cose che ho sentito dire stamattina, che l'ADI, che io gestisco, anzi la misi su io nel 2001, il servizio che non c'era, il servizio di assistenza domiciliare integrata, è un ottimo spunto, ma l'ADI serve i cronici, serve i soggetti che hanno bisogno di cure palliative, serve i soggetti che sono stati dimessi e che hanno bisogno di continuità di cura sul territorio perché hanno problematiche complesse, quelli che sono stati protetizzati, traumatizzati, eccetera. Quindi l'assistenza domiciliare integrata se viene vista come una monade, prendo questo esempio qui perché e non riesce a integrarsi con gli altri servizi, di fatto non può più, se il servizio stava in piedi in questa maniera fino a ieri, oggi non può più stare in piedi. Quindi se noi non si capisce, capisce, se noi non ci si rende conto, capisce, si capisce, se noi non ci si mette mano, noi non ce la facciamo a stare più dritti da nessuna parte, perché prima stavamo dritti su 50 gambe e tutte erano 50 gambe buone. Oggi ce ne tagliano 30, si deve stare dritti su 20 gambe e non ci si passa più dritti, quindi bisogna, tra virgolette, riorganizzarci. Cioè c'entra la telemedicina. E c'entra perché avviso risorse, tanto le risorse non ce le danno, anche se si chiedono, avviso risorse, riorganizzarsi vuol dire condividere le conoscenze. Ovvero vuol dire non si può riorganizzarsi senza condividere le conoscenze. Se sul territorio e sull'ospedale si integra ospedale e territorio e si vuole fare, non si può fare questa integrazione se non c'è una trasmissione di conoscenze, un passaggio di conoscenze, conoscenze cliniche e quindi il trattamento del dato, il fascicolo sanitario elettronico, il patient summary, tutta questa mondo della sanità elettronica che è una branca della cosiddetta telemedicina. In più c'è il monitoraggio dei parametri clinici e quindi c'è tutta la il telemonitoraggio cardiologico. Ci abbiamo una tecnologia che ci pare, l'amico Vincenzo ci ha fatto vedere tante cose, io conosco bene Aditec, che non è che funziona sempre male come ci ha fatto vedere, insomma, di solito funziona molto molto bene gli ecosistemi. Oggi forse c'era qualche problema di banda, ma ci sono i point of care, gli esami di laboratorio, cioè abbiamo tanta tecnologia. Noi dobbiamo utilizzare la tecnologia per trasmettere le conoscenze, ma se a volte non strutturiamo il servizio, noi di fatto appiccichiamo sopra una tecnologia che non conosciamo su servizi che siamo abituati a utilizzare in modo vecchio e non ci serve a niente. Ovvero noi si fanno progetti, si spendono soldi, però di fatto, sono brevissimo, cerco di essere brevissimo, perché non voglio portare via tempo, però di fatto noi non aggiungiamo nessun valore. E come io ho visto tanti congressi delle isole minori con tante persone in cui ci si dibatte come, vivacemente, come ho visto oggi, di fatto poi non ci si fa mai a fare un passettino avanti. Quindi, indipendentemente dal fatto che ci si organizzi in un certo modo, se io non posso trasmettere le immagini radiologiche all'anello di un TAC fatta in zona remota sulla neurochirurgia di riferimento, ovvero non c'è il sistema di SPACS piuttosto che un altro sistema che mi trasmetta le immagini,
Io viaggio il topo, cioè, viaggio come se questa risorsa, come se, non dico come se la parte non l'avessi fatta, ma quasi. Se io devo far spostare le persone per fare gli affetti da patologie croniche, per fare gli elettrocardiogrammi, eccetera, eccetera, invece di essere a mettere giù un percorso che mi monitorizza a domicilio per tempi definiti anche, determinati parametri che mi interessano, io riesco a dare continuità di cure e a forse fare tutto questo con le risorse che ho a disposizione. Quindi chiudo rapidamente con questo piccolo messaggio, che è non tanto la mia esperienza, che è anche la mia esperienza, ma è quello che io sto tentando di fare, di coinvolgere il più possibile tutti i vari attori della sanità, perché non c'è il distretto, l'emergenza, l'ABI, l'ospedale. Oggi c'è integrazione. L'integrazione, se non si trasmettono le conoscenze, non si condividono le conoscenze, non si fa. Grazie. Condivido tutto. Condividiamo tutto quello che detto. Dottor Caporella, io avevo una curiosità, così insomma sorge spontanea la domanda, ma il paziente dov'è? Nel senso che tecnologia, medicina, assistenza, ma dottor Ricci, il paziente, i dati del paziente, come facciamo ad archiviarli? Come facciamo? La domanda non è peregrina, perché il dottor Fabrizio Ricci è un ricercatore del CNR e parte del suo lavoro consiste ancora nella creazione, nella gestione del fascicolo sanitario elettronico, insomma la cartella clinica forse, adesso ce lo dirà meglio. Prego, prego. Grazie, prego. Allora, ho fatto un po' di ginnastica. Non ci confondere, Filippo. Io mi trovo un po' in difficoltà perché ho preparato prima, quando parlavo con lui, un certo tipo di intervento. Poi chiaramente, sentendo le vostre osservazioni, i colleghi che mi hanno preceduto, che io conosco abbastanza, ho pensato che in qualche modo, come ricercatore, a partire dal fascicolo, io devo mandare dei messaggi. Non ho esperienze di pronto soccorso, ho in qualche modo studiato le nuove tecnologie, nuovi modelli, l'innovazione per poterlo fare. E questo, a questo punto, mi sono pensato di dover ridire, riflettere su quello che dovevo dire. Partiamo dal fascicolo sanitario elettronico. Il fascicolo sanitario elettronico è uno strumento per garantire la cooperazione e la comunicazione. Non è una cartella clinica, non è in qualche modo uno strumento che può servire chiaramente in un ospedale o in un ambulatorio. Permette in qualche modo di scambiare informazioni. Vuol dire che in qualche modo, quando voi vi collegate per sapere cosa fa un cittadino, vi dice cosa ha avuto questo cittadino, cosa gli è stato fatto durante un certo intervento. Vi dà delle informazioni di base che vi permettono al meglio di poter usufruire tra di loro. Questa è una cosa importante. La soluzione scelta, oggi scelta, quindi, è di avere dei documenti firmati elettronicamente che garantiscono la sintesi degli interventi che ci stanno tra di loro. Però il fascicolo elettronico non basta. Occorre in qualche modo, ecco che compare il cittadino, che anche il cittadino mette i suoi dati, nasce in qualche modo nelle linee guida del Ministero della Salute il ruolo del taccuino, perché chiaramente le informazioni che mette il cittadino non sono informazioni in qualche modo elaborate da competenti che sono i operatori sanitari, però anche loro, come è stato dimostrato da alcuni studi francesi, hanno una validità scientifica intorno al 70%, e quindi si parla di un libretto. Quindi abbiamo in qualche modo, stiamo definendo un'autostrada nella quale verranno a circolare tutte le informazioni che ci stanno, un'autostrada che garantisce comunicazione e cooperazione. Se noi quindi non incominciamo a vedere questo in una maniera più ampia, in una maniera olistica, che ho sentito dire in questi ultimi interventi, il fascicolo sanitario elettronico non mi serve assolutamente a nulla. Il fascicolo sanitario elettronico garantisce la continuità della cura, garantisce in qualche modo che il cittadino sia seguito sempre nella stessa maniera come c'è stato fra di loro. Questa è la cosa importante. Cioè, il fascicolo sanitario elettronico è in qualche modo una base per avere una visione olistica di quello che accade intorno al cittadino, ponendo il cittadino al centro della propria attenzione.
Questo mi porta in qualche modo a parlare della nostra esperienza. Come CNR ci siamo accorti, stiamo parlando di sanità elettronica. Sanità elettronica vuol dire tutte le cose di cui ho detto. Ci siamo messi un po' d'accordo di gruppi di ricerca, abbiamo cominciato a capire cosa poteva non solo fare ricerca, che in fondo è una cosa che ci piace e che in qualche modo questo paese ci impedisce sempre di più di fare, ma anche il fornimento dei servizi verso l'esterno. Abbiamo messo in piedi gruppi di lavoro in questo laboratorio virtuale che si occupano di temi che ci stanno fra di loro. Quindi parlo di immagini, di roadmap, perché un fascino rende elettronico non è una cosa semplice da mettere in piedi, un modello matematico che fatto noi ci vogliono almeno 12-13 mesi per poterlo far funzionare bene, bisogna mettere delle risorse, bisogna capire quello che si era detto precedentemente. Una cosa è la carta, una cosa è doverlo definire, occorre fare dei piani per poterci arrivare. I piani non si fanno gratuitamente, occorre fare delle risorse. A me viene molto da ridere, forse perché ormai sono diventato vecchio, ma quando io sento parlare di riforme a costo zero, non esistono riforme a costo zero, esiste in qualche modo degli investimenti e dei loro che non sono soltanto di natura economica fra di loro. In questo modo abbiamo messo questo tipo di laboratorio e ci siamo cominciati a chiedere le offerte. Sapete cosa è uscito fuori? È uscito fuori che ci stanno chiedendo interventi in quello che oggi è il tema che compare da tutte le parti. Scusate, la vecchiaia qui c'è. Un po' di suspense, fatto per apposta, è il concetto delle smart city. Le smart city vuol dire mettere in qualche modo la qualità della vita di un cittadino al centro dell'attenzione, è un punto centrale della qualità della vita è il suo benessere e la sua salute. Questo è importante. Ed ecco che ho trovato molto interesse nella vostra relazione anche quella famosa parola AAL, un ambiente assisted living, cioè il fatto che durante il cittadino si incomincia in qualche modo a dare una qualità della vita all'interno proprio della sua casa. Un altro progetto che ci stanno portando avanti è spostare questa attenzione al quartiere, cercare di cominciare a portare prevenzione anche nel quartiere nel quale si muove, sui dati ambientali che ci stanno fra di loro. Questo è importante. Quindi cosa vi dico in tutto questo? Che oggi abbiamo di fronte una grande sfida. Abbiamo di fronte che noi, con questa crisi economica, dobbiamo in qualche modo riportare la qualità del cittadino, della vita del cittadino al centro dell'attenzione. E il 118 è uno dei punti cruciali che ci sta. Non è l'unico punto cruciale, va visto in maniera integrale. Con Mario, quando eravamo più giovani e belli, ma non siamo stessi, siamo belli lo stesso, in questa maniera, abbiamo studiato tutto il problema dell'emergenza, inquadrato in tutto il percorso di cura. Questa è la cosa importante. Anche qui io non dico nulla di nuovo, ribadisco quello che stavo detto prima. Allora cosa vi dico? Noi, tempo fa, con il Ministero, avevamo messo in piedi dei gruppi di lavoro formati a tre, formati da industrie, da ricercatori, ma degli utenti e dei cittadini, per partire in qualche modo dai bisogni. Qui c'era prima una sindacalista che parlava di politica. Io dico, guardate, che bisogna partire dai bisogni, per capire che effettivamente è quello che occorre. Poggiare su un'organizzazione che porta avanti questa roba qua, perché oggi la tecnologia lo permette e anche se non ci sta la tecnologia non riesce a vedere. Questa triplice cosa che dà in qualche modo effettivamente un rilancio non solo dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista economico, non è una scoperta di oggi. Far sì che ci sia una conoscenza diffusa, specialmente nei giovani, e quindi ribadisco a quello che diceva Macellari, è una cosa che stanno facendo da anni, lo fa l'MIT a Boston. Ma questa roba qui oggi è la carta vincente di due paesi emergenti, l'India e la Cina. Parto da queste cose, parto essenzialmente dai bisogni. Qui c'è un bisogno, c'è esperienza, ci sono le competenze, abbiamo una grossa possibilità. Quindi io mi dispiace, forse sono uscito fuori, però il messaggio che volevo dirvi è che oggi sono le possibilità di metterci tutti intorno a un tavolo e partire dai bisogni reali per costruire una qualità della vita migliore. E qui ci sono tutte le condizioni. Poi la tecnologia è effettivamente in qualche modo quella che permette di dominare. Oggi ho visto esempi di tecnologia, però faccio sempre un esempio banale. Pensate alla banca, 10 anni fa la banca era una cosa di stupido, oggi ci sono le banche elettroniche, quindi cosa cambierà la sanità tra 10 anni? Non lo sappiamo, non sappiamo quello che c'è, però già adesso possiamo capire qual è il percorso che ci porta a portare avanti. Il benessere, la salute sono delle carte vincenti che ci stanno fra di loro. Però tutto questo occorre dire che dobbiamo fare in maniera, come direbbe un famoso film di Alberto Sordi, in maniera scientifica, proprio attraverso definizioni di percorsi e di roadmap su quello che ci sta dentro, tenendo conto che questa è la carta che noi possiamo operare. Grazie, scusate se non sono un po' il dottor Pitton voleva aggiungere qualcosa.
Solo un commento, io mi sono trovato più volte a fare da interprete di Fabrizio Ricci, con cui lavoriamo insieme. Ve lo traduco in termini... Allora, voi avete a casa, vostra madre ce l'ha, vostra nonna ce l'aveva, il cassetto del Comò. Che cos'è il cassetto del Comò? Dove infilate tutte le analisi che fate. Dopodiché, quel cassetto del Comò è il fascicolo sanitario elettronico. Con la differenza, cioè dentro il fascicolo ci vanno le stesse cose. Poi voi ci avete, mamma ce l'aveva più probabilmente, voi magari ve lo mettete nello smartphone, il foglietto con cui andava dal medico e diceva: dottor, mi sono scritta, quello è il taccuino. La differenza vera è che quando voi raccogliete per la strada uno per fare un soccorso, il cassetto del Comò ce l'avete online. Ecco perché dobbiamo tutti premere, perché tutte le regioni, visto che c'è il ministero che ne ha definito, c'è il CNR che ci ha lavorato, lo facciano. Poi ci sono problemi di privacy, ci sono tutta una serie di altri problemi, ma avere il cassetto del Comò online, e non lo dovete digitalizzare voi, lo devono mettere sugli ospedali, lo deve mettere su il vostro medico di medicina generale, lo devono mettere su i laboratori convenzionati. L'unico pezzetto che manca, per il quale dobbiamo combattere tutti, è che quando mamma o voi andate dal dottore non gli portate il cassetto. Io li treno i pazienti che vengono con due buste, perché mi dicono: dottore, ho portato le analisi. Signora, per vedere le due buste mi paga 10 visite. Ma voi portate un subset, cioè una selezione. Voi, se andate dal cardiologo, gli portate le ultime analisi: dottore, questa è l'ultima visita che mi ha fatto, a proposito il dottore mio mi ha detto. Ecco, l'importante è poi il motore che gestisce il fascicolo sanitario elettronico, che permetta di fare la stessa cosa che voi fate a mano, cioè permetta al medico non di accedere a tutto il cassetto, perché uno dice sì, ve lo dimenticate, ma di avere solo le informazioni che gli servono in quel momento. Però il cassetto del Comò elettronico e il foglietto degli appunti elettronico è veramente il futuro per fare tutto quello che diceva il dottor Donigalli e che vorremmo fare tutti. Ti ringrazio. È un regalo della... Volevo invitare così per una riflessione insieme. Abbiamo il nostro presidente della regione Abruzzo per la Società Italiana di Medicina d'Urgenza, che è la dottoressa Di Felice, primario del pronto soccorso di medicina d'urgenza del Policlinico di Chieti. Sì, buongiorno a tutti, grazie intanto agli organizzatori per questo invito. Spero che sia il primo di un lungo percorso di confronto su questa problematica che investe il 118, ma investe soprattutto il sistema di emergenza urgenza. Porto i saluti del Presidente Nazionale della SIMEU, la Società Italiana di Emergenza e Urgenza, del dottor Giorgio Carbone, che quando ha saputo che venivo a questa tavola rotonda è stato particolarmente lieto, perché è particolarmente sensibile alle problematiche del sistema emergenza e urgenza, di quello che lui chiama, come il dottor ha ricordato questa mattina, sanità elettronica, che ha diverse sfaccettature, dalla telemedicina, quindi tutto il sistema di comunicazione, all'informatica, alla gestione delle attrezzature sanitarie. Io lavoro in un pronto soccorso che gestisce 68.000 accessi l'anno e sinceramente non riuscirei a pensare la gestione di un volume di persone così elevato, con patologie complesse, perché tra l'altro Chieti è un centro hub, identificato come centro hub per patologie tempodipendenti, quale l'IMA e il politrauma. Non riuscirei a pensare la mia giornata e quella dei miei collaboratori senza l'ausilio della telemedicina, senza l'ausilio delle attrezzature elettromedicali e di tutto quello che appunto costituisce la sanità elettronica. La SIMEU ha iniziato un percorso diciamo ormai storico su questo fronte. Io ho fatto un excursus sull'archivio documentale. Negli anni 80 la SIMEU aveva un'altra denominazione, la SIPS, che tu ricorderai, è la Società Italiana di Medicina e Pronto Soccorso.
e nell'organo ufficiale, il giornalino che ci arrivava negli anni Ottanta, ho trovato un articolo del professor Schiraldi, che adesso è past president nazionale della società, e che parlava di futuro della sanità, soprattutto futuro della medicina di emergenza e urgenza nella sanità elettronica, negli strumenti che l'elettronica, poi l'informatica e comunque tutta la parte, tutta l'innovazione tecnologica può mettere a servizio della medicina d'urgenza. L'ultimo congresso nazionale della Simeo, che si è tenuto a Riccione a Rimini nell'ottobre 2012, ha dedicato un'intera sessione a questa problematica e all'importanza della telemedicina, all'importanza della sanità elettronica applicata all'emergenza-urgenza. È stata costituita una commissione di cui fa parte, oltre alla Simeu, altre società scientifiche dell'emergenza come la Fimeu, la società di medicina delle catastrofi, che hanno elaborato un documento, gli standard organizzativi, tecnologici e strutturali. Anche la dottoressa Triozzi ha fatto parte di questa commissione, e la dottoressa confermerà, la collega, è stata dedicata una parte a questa problematica, nel senso che sono state identificate tra i criteri indispensabili, i requisiti fondamentali per l'accreditamento delle strutture di emergenza, sia di emergenza territoriale ma anche dell'emergenza ospedaliera, tra i requisiti il fatto di possedere un parco tecnologico, degli strumenti che ci aiutano sia nella nostra pratica clinica sia nella comunicazione, quindi per quanto riguarda la telemedicina. Quindi diciamo che questo rappresenta una sfida per noi che dobbiamo portare avanti. È importante perché la sanità elettronica, la telemedicina deve rappresentare il momento di integrazione delle varie componenti del sistema emergenza-urgenza, un sistema a cui si sta dando importanza adesso, perché io ricordo quando nel 79 fui assunta in pronto soccorso. Il pronto soccorso era, il 118 non esisteva l'emergenza territoriale, noi facevamo servizio in pronto soccorso, salivamo sulle ambulanze se c'era bisogno, altrimenti mandavamo l'infermiere, mandavamo l'autista. Dico, allora il 118 era il pronto soccorso era un pochino la l'ancella dell'ospedale. Adesso noi abbiamo assunto la nostra dignità, abbiamo lottato. Devo dire che ci viene riconosciuta la professionalità con grande sacrificio, però di questo noi siamo fieri.